Buongiorno ciclisti! Sgambatina con il nuovo abbigliamento Vardena Boron Grafene, nuovo materiale, il famoso e avanzato Boron unito al grafene, applicato sulla parte anteriore della maglia. E se si vede sulla coscia del pantaloncino. Questa mattina ho dovuto mettere il gilet, anzi scusate, la canottiera in lana merinos, perché soltanto con la maglietta si sente in primavera. Il caldo non viene mantenuto, quindi traspira molto. Questa è la parte interna del Boron Grafene. Si veste benissimo. Ovviamente l'estate questa non va indossata. Ma io la metto perché è primavera. 12, 13, 14 gradi. Solo con questa maglietta. Ma sento freddo. Vabbè. Leggera, ottima vestibilità. Vedete la trama anche sulle maniche. I dettagli li troverete sul blog, dove ho scritto un post che aggiorno man mano che il test va avanti. Ovviamente attendo l'estate per dare un verdetto preciso, ma è iniziato bene. Fondello ottimo, insomma, si preannuncia un ottimo prodotto come i precedenti, quelli Vardena in carbon e quelle in Vardena carbon ceramica. Vi faccio vedere ancora un po' di paesaggio e poi ci vediamo più tardi. Ciao ciao! Rieccomi! In discesa ho dovuto indossare la mantellina perché fa fresco, molto fresco. Ci sono 14 gradi, 15 gradi, ma in discesa con questo abbigliamento il fresco aumenta. E quindi ho indossato la mantellina. Quando vengo quassù, oltre alla bellezza della natura, quello che mi piace tanto, che mi attrae, è il silenzio. A parte qualche auto che passa, di qualche sfigato che non ha capito che la bellezza della natura si può soltanto ammirare. Pedalando o camminando, ma questi sono sfigati, sono limitati, più di tanto non capiscono. Per questo stanno avvelenando il pianeta. Non capiscono che continuando a usare l'auto ci saranno effetti negativi, queste auto soprattutto, auto vecchie, che inquinano. Si continuerà ad uccidere le persone sulle strade, si continuerà ad inquinare e tutto il resto. Vabbè, ciao ciao a tutti.